E bella a tutti ragazzi, qua è Anthony e oggi siamo su Minecraft PE e siamo in un video dove vi parlerò di questa. Ho acquistato questa mappa, infatti sono su un'isola e la si può vedere un pezzettino di terra. Allora, vi faccio in breve, purtroppo avevo già registrato questo video, ma si è cancellato, quindi non incolpatemi se sono andato avanti, dite ho usato la Creative, perché no, ho registrato il video e si è eliminato per la memoria troppo corta. Allora, in questo video ho spiegato un po' le regole principali di Minecraft, come il rifugio è importante e anche cosa bisogna fare. Allora, ovviamente la prima cosa che sanno tutti è raccogliere del legno, la seconda farsi una casa. Allora, in realtà la seconda cosa o vai a minare come un cane oppure ti fai una casa. Allora, io adesso l'ho fatta tutte e due, però prima ho fatto una casa, ma adesso per notte devo andare a minare perché non c'ho un letto, quindi mi conviene andare a minare. Per il momento direi di tenerci sui 2 picconi di pietra, perché se no spendiamo troppi materiali per quello che abbiamo, dato che ho iniziato da 20 minuti questo mondo. Allora, io su Minecraft questo PE, io vi consiglio di non giocare con il touch, ovvero con il dito, ma ecco cosa succede, ma di usare qualcosa come un joystick, ve lo connettete, o una tastiera, un mouse, comunque un qualcosa, perché comunque già un mouse si può dire che non è per niente un aiuto futile. Allora, adesso che ho preso, adesso sto prendendo dei pezzi di carbone e in questo caso ho trovato una vena di carbone. Allora, qua accanto io ho il libro delle regole di Minecraft, il libro della sopravvivenza, come lo volete chiamare voi. Le cose, allora, qua mi dice di fare prima una casa e poi di andare a minare. E dice che il rifugio deve essere molto importante perché ci serve a ripararci da chi? Dai mob. Dai mob. Praticamente l'importante per la prima notte non è che il rifugio deve essere accogliente, tutte cose fighe, speciali, arredamenti, così, quella. Basta che sia sicuro, pure una casetta 3x3, pure una casetta dei villager è sicura. Basta che tipo metti un blocco al posto della porta, è sicurissima. Avete capito? Allora, l'importante è che sia sicuro. Adesso noi stiamo andando veramente in culonia perché non troviamo un cazzo a parte i soliti minerali: carbone, pietra, granite e altre. Allora, intanto che speriamo di trovare qualcosa, io volevo preannunciarmi che ho con un'applicazione che si chiama Cash for Apps, ho fatto dei soldi e mi sono acquistato delle mod, e mi piacerebbe portare delle mod su Minecraft
Allora, intanto vorrei chiarire una cosa. Allora, io vorrei fare tanto delle live su il mio primo canale, però purtroppo sulla PS4 sono registrato come come l'email del secondo canale, quindi non ci posso fare davvero niente. Allora, intanto vorrei avvisarvi che dopo alcuni miei video vorrei aprire un canale con un nome totalmente diverso, cose diverse, ok? Quindi non arrabbiatevi, non fate casino. Creerò un nuovo canale con un mio amico che si chiama Labriola, che ha anche lui un canale. Se no, perché avrei creato questo canale insieme a lui? Davvero non lo so. Allora, siamo a 6 minuti dall'inizio della registrazione e vi parlo di rifugio e non ho fatto veramente un cavolo marcio di cosa che riguarda al rifugio. Raga, su Minecraft qua è di una difficoltà unica saltare e piazzare blocchi, davvero unica. Allora, intanto qua mettiamo i due pezzi per far vedere che noi la vogliamo fare a cussa e non cula, culi, culi e vaffanculi. Allora, noi che amava. Adesso direi che è un buon momento per cosa? Per cosa? Niente. Niente. Per lasciare delle cose. Allora, io con questo stack di pietra vorrei farmi una mini base. E allora vorrei creare, come dire, un ecco, non lo so dire, una come dire, una struttura che ci permette di collegarci a tutto quello che riguarda il nostro mondo. Allora, direi che qua in futuro potremmo abbattere il muro e costruire una mini stazione, che poi la nostra prima casa potrebbe anche diventare la nostra stazione, perché comunque la forma della stazione lei ce l'ha, oppure della forma del porto, perché comunque no, no, della stazione sicuramente, perché come potete vedere noi il porto ce l'abbiamo più già che fatto qua, come si può vedere ce l'abbiamo già che fatto il porto, quindi una cosa dalla lista levata. E con questa piccola cosa vorrei finire il video.